Tablet alla mano e caccia all'automobilista che sosta in doppia fila o dove c'è il divieto. Basta una foto, in pochissimi secondi il terminale offre tutte le informazioni sull'auto. È lo Street Control, l'ultimo dispositivo super tecnologico a servizio dei vigili, che non lascia scampo ai furbi e raddoppia il numero degli accertamenti. In questo caso il veicolo è coperto dall'assicurazione, la revisione risulta al momento valida e il veicolo non è soggetto a furto. Il Ministero delle Infrastrutture ha dato l'ok definitivo alle cosiddette multe a strascico, dopo anni in cui ricorsi su ricorsi le avevano di fatto rese illegittime. L'unica regola è che non sia presente il conducente al quale spetta il diritto di contestare l'infrazione. Non vi è l'obbligo di lasciare il verbale e tra qualche anno faranno sparire le contravvenzioni cartacee. L'ho scoperto perché adesso mi sa già arrivare a casa. Una marea ne piglio. E che devo fare? Qui non c'è più posto per mettere le macchine, dove le metto? A Palermo e Roma si utilizza una telecamera montata sul tettino, a Milano invece il comune ha ordinato 750 tablet. C'è un abbattimento del 100% degli errori, chi ha commesso l'infrazione effettivamente è quello che risulta, mentre nella trascrizione manuale a volte gli errori ci sono. È l'ennesimo accanimento sugli automobilisti, dicono le associazioni dei consumatori. Noi agiremo contro l'illegittimità di queste multe a strascico, servono per fare cassa, lo sappiamo tutti, le sanzioni virtuali non hanno uno scopo educativo.